vale più di 1000 processioni. È chiaro? Vale molto più di 1000 processioni. Perché? Perché dobbiamo guardare, saper guardare a Lui per capire il segreto della sua santità. E il segreto della sua santità è stata la carità, l'amore. L'amore di Cristo lo ha spinto a dare la vita per quelli che servivano. Abbiamo appena terminato la processione in onore di San Rocco qui a Gioiosa Ionica e stiamo ultimando le fasi conclusive di questo evento che abbiamo vissuto insieme. Abbiamo vissuto un periodo di preparazione a questa festa che è unica nel suo genere, perché è una festa che ricorda un miracolo operato dal santo in un momento molto particolare della cittadina ionica, la sudorazione della statua come testimonianza di una presenza, la presenza del santo come intercessore per un momento particolare. Ai cinesi c'è una peste che è molto più pestifera della peste stessa, che è il peccato. È da questo peccato che Gesù è venuto a redimerci, è questo peccato che Lui è venuto a debellare dalla nostra vita, è il potere malefico di Satana che è venuto a debellare. Ed è un potere, quello del peccato, che attanaglia la nostra vita, ci vincola, ci lega. C'è un solo rimedio, e i santi ce lo dicono: volgere lo sguardo a Cristo. Ma dopo che abbiamo spogliato noi stessi, ci siamo spogliati del nostro orgoglio, dei nostri hobby personali, della nostra lussuria, della nostra ricchezza materiale, dopo che abbiamo fatto questo cammino di conversione, il peccato è debellato per sempre, perché il nostro unico riferimento poi sarà solo Cristo Signore, Cristo in croce, Cristo appassionato, ma Cristo che risorge da morte. Abbiamo vissuto momenti di grazia veramente alla luce della fede che questo grandissimo santo pellegrino, santo della carità, ha profuso nei nostri cuori. Guardiamo a lui come un santo che comunque ci dà la consapevolezza che essere cristiani significa soprattutto diventare operatori di carità. Operatori di carità come lo è stato lui in un mondo lacerato dalla peste, dove è diventato colui che veniva invocato contro questa grave tragedia. Ave, ave, ave San Rocco, ave, ave, ave San Rocco. E la peste ha imperversato in molte parti, in molte regioni d'Italia. E nel momento in cui questo giovane pellegrino si adoperava per alleviare le sofferenze di questa popolazione. E certo il messaggio di San Rocco ai nostri giorni si rivela molto importante, interpretarlo sarebbe un po' difficile, ma comunque il messaggio arriva tranquillamente, perché la peste a cui purtroppo la popolazione, il popolo, il mondo di oggi è interessato è la peste di questo peccato che ci allontana sempre di più da Dio. San Rocco ci dice praticamente che comunque con la fede in Cristo Gesù anche il peccato stesso, che è stato debellato dalla sua morte in croce, può essere sconfitto. Ringraziamo la cittadina di Gioiosa Ionica che ha saputo anche quest'anno, il 2015, celebrare votivamente questa solennità. Che bello Santo Rocco, con l'uva, con la ma, nella tua galludinocchio, che bello Santo Rocco. Per mare, per terra, si nomina tutto, San Rocco di la Francia, prega Gesù per noi. Cuvinne e cuno bimbi, non li dimenticate, San Rocco di la Francia, e non ti abbandonate. Viva San Rocco! Viva San Rocco!
grazie.